noi come Astra siamo ormai da anni che stiamo combattendo questa battaglia a favore delle infrastrutture, perché comunque la nostra provincia è molto, molto carente di autostrade, abbiamo dei problemi sui valichi alpini, abbiamo il problema molto sentito, quello del divieto della vergogna in Valle Roia, dove i francesi in totale autonomia hanno deciso di mettere un divieto su una strada internazionale. Abbiamo il problema del Colle della Maddalena, dove per noi è fondamentale per l'esportazione delle merci verso la Francia, verso la Spagna, dove adesso ci avviciniamo all'inverno e puntualmente abbiamo sempre il punto interrogativo, sarà aperto, sarà chiuso, e arrecandoci un bel po' di danni perché siamo obbligati a percorrere il tunnel del Freddo, del Monte Bianco, con dei costi elevatissimi. Poi abbiamo il problema della Cuneo Asti, dove ormai sono 30 anni che attendiamo l'ultima fila di questo tratto autostradale, e ancora in questi giorni, se vi ricordate, quest'estate, inizio d'estate, c'è stata la visita del Presidente Conte con il Ministro Toninelli, dove ci avevano rassicurati che entro l'estate partiva di cantiere. Adesso poi il governo, diciamo, della Lega e il Movimento 5 Stelle diciamo, è caduto, e siamo qui che non riusciamo a capire se effettivamente, leggiamo sui giornali in questi giorni che ci dicono che la Commissione europea sta aspettando una risposta dal governo italiano, su quale soluzione devono prendere, cioè la prima quella di Del Rio o la seconda quella di Toninelli. E quindi in questa difficoltà diciamo, di risolvere i problemi, noi purtroppo abbiamo delle grosse difficoltà a far quadrare i conti delle nostre aziende. E poi un altro problema che dibattiamo sempre è un po', diciamo, la visibilità che ha la nostra categoria nei confronti dell'opinione pubblica. Però io vi assicuro che in ogni azienda comunque abbiamo dei veicoli che sono di ultima generazione, certificati Euro 6, dove sono super tecnologici, sono molto avanzati come sicurezza e come livello di inquinamento. E quindi penso che noi dobbiamo investire molto come associazione sulla visibilità della nostra categoria, perché effettivamente diamo un valore molto importante all'economia intera. Voi siete tecnologicamente avanzati, con mezzi sicuramente all'avanguardia, che purtroppo circolano, come abbiamo detto, su strade inadeguate. Abbiamo avuto anche recentemente, in questi giorni, la risposta negativa alla variante di Demonte, che continua a essere un altro dei problemi che voi considerate prioritari e da risolvere. Dell'Asti Cuneo abbiamo detto, ma in generale le strade della provincia di Cuneo non sono sicuramente delle belle strade, per usare un eufemismo. No, infatti, ad esempio abbiamo il Colle della Maddalena, dove anche qua non sappiamo mai quando nevica se c'è la possibilità di poter transitare. Ma poi diciamo che c'è un problema, diciamo, di esportazione delle merci a livello internazionale, no? Perché io dico sempre che per uscire dalle Alpi stiamo pagando dei dazi, no? In qualsiasi direzione che andiamo, a partire da Fraser, dove stiamo spendendo delle cifre folli per il transito, pensate che costa 580 euro il passaggio andata e ritorno per un automezzo. E poi il problema dell'Austria: chi passa in Austria è sempre più penalizzato da divieti e costi aggiuntivi dalla Svizzera. E quindi non è un solo problema nostro di imprese di autotrasporto, ma è un problema generale di economia, no? Perché comunque una ditta che deve esportare al di fuori dalle Alpi ha questo costo qua, in più di un'azienda, non so, francese o spagnola, che hanno un mercato loro, magari Francia, la direzione della Spagna o per la Germania, non hanno il problema del valico delle Alpi. E questo per noi incide molto, non solo per noi, ma tutta l'economia nazionale.